Buonasera, si conclude sul 10-2 la terza partita di Liga Actea. Abbiamo con noi Purrello, il migliore in campo. La partita era tra S Informatica e Ottica Ventura. Allora, nonostante lo svantaggio iniziale di sotto due gol, siete riusciti a ribaltare la partita. Raccontaci un po'. Sì, siamo partiti un po' tesi, era anche una squadra che non si conosceva. Eravamo sette, però due di noi si conoscevano, gli altri no. E abbiamo iniziato un po' contratti, poi siamo sciolti, siamo stati favoriti anche al fatto che uno di loro si è fatto male subito. E abbiamo sfruttato la superiorità numerica, abbiamo recuperato piano piano. E poi alla lunga il fatto che eravamo 76 si è sentito, loro erano molto stanchi alla fine, è andato tutto bene. Anche noi ci siamo capiti di più, alla fine vittoria facile. D'accordo, quindi nonostante la partenza un pochino in sordina siete riusciti poi ad andare bene. Va bene, senti, per le prossime partite quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati? Obiettivi non ne abbiamo sinceramente, perché, anche perché non so le altre squadre a che livello sono. Noi però abbiamo visto che siamo abbastanza affiatati, giochiamo bene, possiamo vincere anche le prossime. Va benissimo, grazie mille allora, ciao. Sì, ciao. Ciao, siamo qui con Bisicchia della Ottica Ventura. Allora, raccontaci un po', c'è stato un infortunio di Conti abbastanza importante che ha determinato. Dopo qualche minuto sarebbe stato meglio non succedesse, purtroppo dopo 6-7 minuti al massimo, già eravamo in vantaggio di due gol, l'infortunio è arrivato. E dopo quello ci ha segnato drasticamente la partita, perché giustamente resistere in sei uomini è stato difficile. Il campo non ci ha potuto più dare ragione, quindi abbiamo perso e anche malamente. Ci rifaremo. Esatto, il proposito quindi delle prossime partite è quello di rifarvi, giusto? Sì, sicuramente, ce la metteremo tutta senz'altro, mancava anche qualche elemento, abbiamo giocato un po' con i numeri contati, quindi cercheremo di rifarci le prossime partite. Tu hai segnato anche qualche gol, un consiglio? Uno, la prossima volta ne farò di più spero, solo uno. I tuoi compagni che consiglio? Segnare, segnare e segnare, la miglior difesa è l'attacco. Ok, alla prossima allora, buonasera. Ciao, grazie.